Primo video della giornata e devo ancora uscire da questa stanza di tutto oggi, quindi vabbè, no, a dire la verità sono uscito in strada 5 minuti prima, ma poca poca roba. Allora, c'è freddino, oggi è tutto il giorno che piove, anche se c'è scritto che ci sono 21 gradi, c'è abbastanza freddino e stasera ci mangiamo il pollo. Cosa ho fatto io? L'ho fatto marinare. Ok, l'ho fatto marinare tutto il giorno. No, tutto il giorno è una stupidaggine, 3 ore. E 3 ore in olio, limone, spezie varie e salsa burger. No, non burger, scusa. Barbecue, quella lì. E anche delle patate le ho tagliate, bollite un pochino e adesso ci mettiamo a cucinare. Stasera mangiamo solo questo. Devo, come al solito, ve lo dico da un po', devo fare la spesa, ma non ho avuto entusiasmo. Domani vado che devo anche andare a comprare un po' di cosine. Pollo, friggitrice ad aria, dai, vediamo come si fa al volo. Cosce di pollo in friggitrice ad aria. Allora, piripim barabam, avere un pollo felice. Ecco, il pepe non l'ho messo. Potrei mettere un po' di pepe. Beh, qua è andato così. Cuocere 30-35 minuti per 190 gradi, quello che andiamo a fare ora. Allora, preheat. E facciamo questo, ragazzi, facciamo questo. Siamo sempre fermi a 1000, scusa, 2499 iscritti, da lì non riusciamo a smuoverci per qualche ragione. Infatti ogni tanto controllo perché vorrei festeggiare questi, quando arriveremo a 2500, se mai ci arriveremo mai. Manca un iscritto, dai ragazzi, cioè per carità divina. Ricordatevi, mettete, cioè ve lo dico sempre all'inizio video, no, sempre no, dico sempre alla fine, solo in due video ho detto all'inizio. Ragazzi, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale. Questo mi dà l'entusiasmo di continuare e mi dà la voglia di essere qua sul pezzo quando non si ha, quando si è impegnati, mille cose a fare, no. Iscrivetevi, continuiamo a fare questi video. Allora, piuttosto, bando alle ciance, volevo anche sistemare un pochino le patate, perché sì, le ho cotte, cioè le ho cotte, le ho un pochino bollite, un pochino sistemate, però sarebbe stato carino se mettevo, aspetta, abbassiamo un po' qua, ok, se tipo le prendevo, ci mettevo qualche spezzetta, magari anche tipo della paprika, del timo, qualcosina, quindi basta solo mettere un filo d'olio, non tanto perché le voglio fare abbastanza sane. Poi ci mettiamo l'insaporitore di patate che ha tutto, porco cane, è uscito solo sale. Iniziamo un pochino a girare così si amalgama per bene. Il pepe ce lo mettiamo, giriamo un pochino ancora. Ok, fatto questo ci mettiamo anche il fatidico paprika, un po' di origano, che poi ragazzi ho anche comprato, ho anche piantato mesi fa l'origano, però non lo so, spero che cresca un pochino prima di attingere dalla fonte. Oggi sono andato in giardino a vedere se c'avevo dei limoni perché dovevo appunto marinare qua. Spoiler, non c'erano limoni, c'era un fico secco. O meglio, non erano pronti i limoni, però quest'anno l'albero penso che mi darà parecchie soddisfazioni perché ne ho visti un'infinità, cioè almeno 50. Era difficile capire quali erano foglie e quali erano limoni. Ok, allora io direi che possiamo mettere tutto assieme sia le patate che il pollo a sto punto. Patate ci sono, il pollo. Piccola novità sulla casa, ragazzi, non ci sono ancora tutti i documenti, perché essenzialmente, ve la racconto brevemente, nel 99 sono stati fatti dei lavori. Questi lavori non sono stati aggiornati a catasto, o meglio, non è stato fatto nessun tipo di dichiarazione. E quindi facendo un accesso agli atti non è risultato nulla e quindi in teoria doveva essere solo un aggiornamento d'ufficio interno a livello comunale, quindi non serviva che ci fosse un aggiornamento nella planimetria o nella visura camerale.
però evidentemente la banca me le richiede e queste cose non ci sono, e quindi l'agenzia ha deciso di fare un, visto che l'accesso agli atti non ha portato nulla, di andare a fare appunto una sanatoria. E questa sanatoria, adesso quello dell'agenzia si sta informando sui costi, sulle tempistiche, e ci vorrà almeno una settimana da quando l'attivano, e speriamo che l'attivino domani, dopodomani, il prima possibile. E fatto questo si aspetta, e una volta ricevuti tutti i documenti li darò alla banca, e da lì si spera che in un paio di settimane si riesca a fare tutto. Io come al solito ci credo gran poco, perché ultimamente abbiamo visto un pochino la situazione tra il perito della banca, il venditore, io che impazzisco, devo tenere a bada i bambini, non so dove si possa andare. Però ecco, questo è l'aggiornamento, quindi finché non avremo delle scartoffie più concrete per muoverci, rimane tutto un ce la faremo, non ce la faremo, andrà come andrà. Con la forza dell'amicizia, la tenacia, si risolve tutto. E in questo caso anche con un po' di botta di culo. Beh, mentre siamo qua puliamo. Comunque ho freddo, cioè non vorrei essermi ammalato, perché appunto dovrei ballarmi piuttosto sto weekend, visto che ci sarà freddo e quant'altro. Oggi è tutto il giorno che ho le calze, quelle antisesso, caldissime, antiscivolo. È comunque un po' di freddino, e mi sa che sta tuta non copre un cavolo. Magari mi misuro anche la febbre ora, giusto per essere previdenti e metterci il cuore in pace. Ok, ho il cuore in pace, 36,5, non mi devo preoccupare, però comunque un pochino di freddino. Allora ragazzi, non per dire, però cioè, ha un profumo buonissimo. Spaziale, spaziale. E adesso andiamo a un piccolo assaggio. Tanto delle patate. Ora vediamo il polletto. Ce la faremo? Ok. Ragazzi, è morbido, sa di limone, cioè perfetto, perfetto. Dai, buon appetito. Oh, ragazzi, ragazzi, finalmente un po' di pace. Ha smesso di piovere, non c'è più. Non è tutto bagnato, ma non c'è assolutamente niente. Oggi non sono uscito di casa. Sono mai andato in strada, non ho mai fatto passeggiate, anzi mamma mia i capelli. Cioè, non mi sono mai pettinato. Allora, vediamo quanti passi ho fatto oggi, giusto per farci due risate. Activity. Oggi ho fatto la bellezza di 123 passi. Ma cosa vuol dire 123? Cioè, se io adesso esco di casa, vado in fondo alla via e torno, avrei fatto esponenzialmente più di 120. No, non è possibile, che ore sono? 10 a mezzanotte. Ho fatto, mamma mia, 123 passi, ragazzi. Cioè, quasi mi vergogno a dirlo, quasi proprio mi vergogno a dirlo. E sì che a me, a volte parto, mi faccio le mie passeggiate la sera, così giusto per rimanere un pochino sul pezzo. Adesso 123, mi fanno anche male i muscoli, questo è bello. Vabbè che ieri in palestra ho seguito la scheda tecnica e quindi qualcosa ho fatto, però fa male il braccio. Niente, bisogna rimediare. Domani non ho tempo, perché domani finisco di lavorare, vado a fare la spesa, poi vado, santo cielo,
Dopo la spesa vado a cena dalla bolla, dopo la bolla dormo, dopo la bolla dormo fuori, il giorno dopo lavoro da remoto, mamma mia, quante cose! E nessuna di sportivo. No, mi vergogno, ragazzi, devo finire il video qua. Ora vado a piangere in casa perché mi pare impossibile. Allora, vi direi di mettere mi piace e commentare. In verità, a voi non deve piacere. Guarda quanti brufoli. Che cazzo c'ho in testa? Porca puttana, oggi ho. Cioè, non me ne va una. Miseria larga. Vabbè. Non so neanche cosa dire, ragazzi. Faccio schifo. Mi faccio schifo da solo. Vi dico, vi direi anche mettete mi piace, commentate e quant'altro, ma in verità non vi deve piacere questo tipo di contenuti. Perché a me non piace questa giornata, cioè com'è andata oggi? Sì, ho lavorato, ho fatto le mie cose, ma così no, ragazzi, non posso, non si può. Vabbè, non vi dico le interazioni, non fatene qua sotto perché è vergognoso. E noi ci vediamo nel video di domani sperando sia un pochino più movimentato. Mi dovrò fare qualche giro attorno all'azienda per andare a sanare, perché sennò cosa facciamo? Dai, grazie.